Allora, adesso abbiamo chiuso con la cinematica dei fluidi e passiamo adesso all'idrostatica, che diciamo per la prima volta cominceremo a vedere delle forze in azione, anche se più o meno tra parentesi abbiamo già parlato diciamo, di relazioni di forza, cioè dinamiche tra fluidi e solidi in particolare, parlando per esempio dell'attrito, eccetera, quindi diciamo di strafore, un po' abbiamo già parlato di forza. Però adesso entriamo proprio ufficialmente nel campo delle forze e in particolare noi ci occuperemo nell'idrostatica di forze che i liquidi esercitano verso i solidi, sui solidi. Vi ho già parlato, ho accennato così alle briglie, cosa sono? No, no, mi pare di no dalle vostre facce. Allora, vi dico giusto per capire questo poi a cosa vi servirà, perché non è studio così, diciamo, solo di tipo culturale. Allora, voi avete presente per esempio un torrente, un alveo, no? Di un corso d'acqua naturale. Gli alvei naturali, salvo che non siano proprio di roccia solida, eccetera, tendono, questo è un fondo alveo, col passaggio dell'acqua tendono a erodersi, no? Quindi ad approfondire. Erodersi che vuol dire? Che l'acqua scava, è come un trattore, no? Con una piccola benna dietro, che scava il terreno, lo porta più a valle e approfondisce l'alveo. Allora, questo, diciamo, è un fenomeno naturale che l'uomo spesso accelera in vari modi. È un fenomeno naturale che non è solo negativo, che non è solo negativo, però presenta tutta una serie di conseguenze negative. Allora, guardiamo questo stesso alveo. Guardiamolo in una sezione trasversale. Allora, e questo è il nostro corso d'acqua, magari in condizioni non di piena. Quindi l'acqua viene verso di noi e in molti casi, da di oggi, da di domani, scava. No? C'è un detto latino che dice: gutta clavat lapidem, la goccia scava la pietra. Se scava la pietra, figuriamoci se lo scava il terreno. Quindi, che succede? Scavando, se oggi il fondo alveo è questo, domani potrebbe essere questo qui. Dopodomani l'alveo potrebbe assumere questa forma. E quindi con una nuova configurazione con l'acqua che scorre qui e che continua a scavare. Allora, capite dove voglio arrivare con questo disegno? Il fatto che scavando, guardate la tendenza che c'è qui, che è già una tendenza notevole, però guardate poi, o meglio, la pendenza che c'è tra questo punto e questo, no? Facciamola
conseguendo questo punto col fondo audio di oggi. Congiungiamo adesso questo punto col fondo audio di, non so che ci sarà tra 20 anni, parlando così di pendenza media. Quindi vedete, a poco la pendenza aumenta. Aumentando la pendenza delle sponde dell'audio, che succede? Dato a meno che quello appunto non sia granito, succede che aumentando la pendenza diventa sempre più facile il franamento. E teniamo presente che l'acqua non scava solo lungo il fondo, eh? L'acqua poi quando è in piena scava anche le sponde. Quindi a poco si ha un approfondimento allargamento dell'acqua fino a un domani, Dio non voglia, ad arrivare qui. E poi si vedono le case che sono metà nel vuoto, perché a poco a poco il... Allora, a questo come si ovvia? Si ovvia innanzitutto con una pianificazione e stare attenti a dove si costruisce, perché chiaramente poi come vedrete ci sono delle zone dove non si deve costruire e basta. Però bisogna anche, diciamo, noi dobbiamo un po' cercando sempre di essere in armonia con la natura, però dobbiamo anche un po' tenerla a freno quando la natura diciamo metterci in pericolo. E come teniamo, tra virgolette, la natura a freno? Anzi, per fare un gioco di parole, come imbrigliamo la natura in questo caso? Con le briglie. Le briglie cosa sono? Allora, rifaccio questo disegno qui. Allora, questo disegno era pasticciato, lo rifaccio qui. Cos'è una briglia? La briglia sostanzialmente è una piccola diga, è uno sbarramento che si fa in un corso d'acqua. Però non è uno sbarramento, ci sono diversi tipi di sbarramento. La briglia è uno sbarramento che, se noi lo vediamo in sezione, vediamo il torrente in sezione trasversale, la briglia ha questa forma. Allora, in verde ho disegnato in quella sezione ho disegnato il contorno della briglia, che è in parte, diciamo, assicurata nel terreno, no? Come ha delle fondazioni, come i nostri palazzi, ha una fondazione che va sotto l'alveo, e di lato ha questi che vengono chiamati ammorsamenti. E quindi dicevamo, è uno sbarramento.
Però mentre noi siamo abituati a pensare, se voi pensate, non so, chi ha fatto delle gite alla diga di San Giuliano, a una diga come qualcosa che ferma l'acqua e basta. Perché? Perché noi nelle grandi dighe che ci vengono immediatamente alla mente, l'acqua che viene invasata a monte della diga ci serve o per l'approvvigionamento idrico, o per produrre energia. Quindi noi, cioè, il torrente a valle delle dighe a cui noi siamo abituati a pensare, il torrente a valle non esiste più. Invece nelle briglie, vedete qui, vedete la forma della briglia? Ha questa forma qui ed è un'opera tracimabile. Tracimabile, tracimare vuol dire che il torrente passa sopra la briglia. Ma a noi non serve, come dire, almeno in questo caso, la briglia non ci serve per immagazzinare acqua. Ci serve solo per consolidare il terreno. Allora, vediamo adesso la stessa opera in profilo. Ah, un'altra cosa. Abbiamo detto che è un'opera tracimabile. Quindi che succede? Che l'acqua, quando arriva alla briglia, fin qui sale, no? Arrivata a un certo punto, trova questa apertura, che viene chiamata una luce, trova questa luce qui. Luce è un termine gergale per dire un'apertura attraverso la quale l'acqua passa. Trova questa luce, tracima la briglia, cioè le passa sopra e cade qui a valle. Vi anticipo che questa luce, questa apertura viene chiamata Galeta oppure Savanella, però diciamo termine più comune è Galeta. Non fa parte di questo corso, però vi anticipo che uno potrebbe chiedersi: ma perché c'è la Galeta? Visto che comunque l'opera è tracimabile, non si poteva fare uno sbarramento diritto così. Invece non si fa per due motivi. Perché se noi facessimo uno sbarramento diritto, diciamo, a profilo orizzontale qui su, l'acqua sarebbe libera di scorrere lungo tutta la larghezza della sezione e quindi di scorrere anche qui a contatto con le sponde. Per cui noi avremmo salvato il fondo dall'erosione, ma l'acqua sarebbe libera di scavare le sponde e quindi avremmo fatto solo, come dire, il 30% del lavoro. Invece noi dobbiamo proteggere anche le sponde. Quindi ha questa funzione di proteggere le sponde e poi, vabbè, diciamo, questa è la funzione principale. Allora, vediamo la stessa opera qui. Allora, questo è il corpo della briglia, questo tratteggiato
sono queste parti qui, vedete che si chiamano ali. Queste sono le separo graficamente dal resto. Queste due parti qui della briglia si chiamano ali. Però l'acqua, diciamo, passa, quindi l'acqua passa attraverso le ali, perché la gravità si trova proprio tra le due ali. Quindi la briglia che fa quando c'è una piena, la briglia obbliga l'acqua, diciamo, nella fase iniziale della sua vita, quando la briglia è stata, diciamo, costruita da poco, se la piena è importante, l'acqua prima si accumula lungo sia monte della briglia, dopodiché l'acqua tracima la briglia e cade a valle. Si dice che l'acqua stramazza. Questa caduta, questa cascata che si forma qui, diciamo, si dice che l'acqua stramazza a valle della briglia. Questo a che ci serve? Abbiamo detto a proteggere tutte le sponde e l'alveo dall'erosione. Non solo la briglia protegge, perché qui, diciamo, è vero che l'acqua arriva, però arriva molto rallentata, cioè subito a monte della briglia. Qui l'acqua è ferma, quindi il suo potere di erosione è molto basso, ferma, è quasi ferma. Ma soprattutto col tempo, qui, essendo l'acqua quasi ferma, cosa si ha? Quest'acqua che in realtà, come voi forse sapete o avete visto, quest'acqua è marrone. Perché è marrone? Perché è carica di sedimento, di terreno che ha asportato dal bacino, dal famoso bacino. Quindi a poco il profilo del suolo cambia. E si crea questo nuovo profilo. Quindi, nell'invaso della briglia, appena costruita, si accumula acqua. A ogni piena si accumula acqua che poi si disperde o nel terreno, o nei feritoi che sono nella briglia, cioè, si accumula dell'acqua che poi viene smaltita. Col passare del tempo, però, ogni piena fa sedimentare nuovo terreno. Per cui che succede? Vedete questo albero, che era, diciamo, piuttosto profondo e potenzialmente pericoloso per la stabilità delle sponde e di ciò che c'è qui. Addirittura noi con la briglia rialziamo il fondo albero. Quindi rialzando il fondo albero, consolidiamo tutto questo terreno che c'è qui, vedete? Tutto questo terreno viene consolidato perché il fondo alveo si alza. Va bene, questo, diciamo, è il programma del corso di sistemazione. Infatti io non vi ho solo detto un po', così alla Piero Angela, cos'è una briglia e a cosa serve, perché? Perché, diciamo, cosa ha a che fare con l'idraulica? Non è il fatto che la briglia si bagna, il fatto è che la briglia, diciamo, in particolare quando è appena costruita, deve reggere. Vi ricordate che qui c'era prima tutta acqua, prima che sedimentasse il terreno. Quest'acqua, come voi sapete, esercita una pressione, anche se non l'abbiamo studiato, però tutti sappiamo
che se io voglio fare uno sbarramento all'acqua qui, non posso mettere i tufi, una pila di tufi uno sull'altro e ho fatto lo sbarramento, no? Cioè, perché? Diciamo, anche detto a parole, senza quantificare, perché l'acqua esercita una pressione. Parlo di acqua ferma, non di acqua nuova. L'acqua ferma esercita una pressione. Esercitando la pressione esercita una forza, cioè l'acqua è un qualcosa che spinge contro lo sbarramento e quindi lo sbarramento deve essere costruito, deve essere dimensionato in maniera tale da poter resistere a questa spinta che si chiama spinta idrostatica. Noi con l'idrostatica impariamo a calcolare questa spinta. Tra l'altro, la spinta, se io spingo, se io, non so, se qui c'è un muro, no? Se io adesso sto spingendo contro che faccio? Questo muro potrei forse farlo cadere, cioè fargli fare questo movimento. Perché? Perché la forza che io esercito a sua volta genera un momento. Il momento è diciamo, quella grandezza fisica che determina se noi riusciamo la possibilità di far ruotare un corpo attorno a un asse. Tipo quando noi banalmente apriamo la porta, noi applichiamo un momento. Sì, noi applichiamo una forza alla porta, non so, alla maniglia, io spingo la porta e la porta si apre. Ma in quel momento si genera un momento che è pari alla forza, al modulo della forza per il braccio, cioè nel caso per la distanza dalla maniglia ai cardini. Quindi, no, questa spinta idrostatica può o causare lo slittamento dell'opera o in alcuni casi il ribaltamento. Il ribaltamento però è dovuto non direttamente alla forza, ma al momento generato dalla forza. Ok? Va bene. Quindi adesso che abbiamo fatto questa introduzione, diciamo, divulgativa, per farvi capire a cosa serve, dovremmo entrare diciamo, nella parte più matematica, più analitica. Se volete facciamo una piccola pausa. Noi tutti più o meno dovremmo sapere che cos'è una forza. Sappiamo, comunque, rinfreschiamo, che la forza è data dalla massa di un corpo per l'accelerazione alla quale diciamo che in quel momento quel corpo possiede, cioè se noi vediamo un corpo che sta cambiando la sua velocità, vuol dire che quel corpo è sottoposto a una forza. E questa forza si calcola così, la sua massa per l'accelerazione che in quel momento il corpo possiede, sta sperimentando. La forza è un vettore, quindi ha modulo in direzione verso, e la forza, essendo un vettore, ha o può avere delle componenti, no? Allora, le componenti. Quasi sempre a noi interessano non tutte le componenti possibili, ma se questa, diciamo, è una forza,
dedicata a un corpo. Di questa forza normalmente, cioè noi per la maggior parte dei nostri scopi, ci interessano due sue componenti. Una è quella perpendicolare al corpo, o normale al corpo, e l'altra è quella parallela. Allora, che regola ho seguito per scomporre questa forza? La regola del parallelogramma. Attenzione, perché all'esame il parallelogramma è un oggetto oscuro, diciamo era un oggetto oscuro quasi quanto il peso specifico. Cioè qualcuno il parallelogramma lo sa cos'è, perché il peso specifico non lo sa nessuno, è una cosa molto più semplice. Mi raccomando, la regola del parallelogramma è una cosa di una banalità, di una facilità unica, quindi riguardatela. Mi raccomando, non venite all'esame, ma io direi cercate di, insomma, non seguite questo corso senza prima avere ben chiara la regola del parallelogramma. Né questo corso, né direi forse tantomeno quello di sistemazioni dell'anno prossimo. Cioè, peccato, non dico essere bocciati, ma crollare di 3-4 trentesimi, perché poi uscite, noi discutiamo il voto e diciamo, madonna mia, però sì, ha studiato, ma non sapere la regola del parallelogramma, un voto alto non glielo possiamo dare. Questi sono poi i ragionamenti che facciamo tra di noi quando discutiamo il voto. Quindi mi raccomando, perdere voti perché uno non sa la regola del parallelogramma è proprio una sciocchezza, è una cosa più stupida che uno possa fare. Allora, quindi una forza, se ci serve, noi la possiamo scomporre in due o più componenti, a noi di solito ne interessano due, e come dicevo ci interessa la componente normale alla superficie e la componente tangenziale o parallela. Le forze che agiscono sui corpi si dividono in due tipi principali, le forze reali e le forze apparenti. Allora, la forza reale è quando, diciamo, io che so, sto giocando a pallone, prendo uno spintone da un avversario, quell'avversario ha esercitato su di me una forza reale. Le forze apparenti invece cosa sono? La forza apparente è, intanto per esserci una forza, per verificare che in quel momento c'è una forza in azione, in gioco, noi dobbiamo vedere che un corpo cambia la sua velocità. Se un corpo cambia la sua velocità, da qualche parte c'è una forza. Allora, immaginiamo di stare
in autobus, stiamo magari tranquilli, non stiamo attaccati molto in piedi, non stiamo molto bene attaccati con forza a una sbarra, eccetera, frenata brusca, noi cadiamo o stiamo per cadere, no? Allora, il fatto che io cado in quella direzione è, diciamo, apparente, l'effetto su di me è la stessa cosa che se c'è un avversario in campo che mi spinge e mi fa cadere, no? Però io, diciamo, quando nell'autobus freno, cioè quando l'autobus frena e io cado, non c'è nessuno che mi ha dato una spinta. Però c'è stato un cambiamento di velocità mio, però attenzione, cambiamento di velocità rispetto a che sistema di riferimento? Rispetto al sistema di riferimento costituito dall'autobus. Cioè, se il mio sistema di riferimento è l'autobus e io sto così fermo nell'autobus, la mia velocità rispetto all'autobus è zero. Nel momento in cui l'autobus frena, comincio ad avere una velocità rispetto all'autobus. Cioè l'autobus frena e io continuo ad andare a quella che era la velocità dell'autobus. Però se il sistema di riferimento è l'autobus, io passo da 0 metri al secondo rispetto all'autobus, passo, che ne so, a 1 metro al secondo in quella direzione, perché perdo l'equilibrio. Questo tipo di forze si chiamano forze apparenti, quelle che non vengono esercitate direttamente da un corpo su un altro corpo, ma sono provocate dalla mia massa inerziale. Quello che a noi interessa però sono le forze reali. Quindi, apparenti e reali. Allora, le forze reali si dividono in forze di superficie e forze di massa. Quali sono le forze di superficie? Le forze di superficie sono quelle che per avere un effetto, per esplicarsi, hanno bisogno di un contatto tra i due corpi. Tenete presente che una forza è un qualcosa che un corpo esercita su un altro corpo, no? Se io ricevo una spinta dall'avversario, è il suo corpo che ha esercitato, cioè c'è stato un contatto e per quel contatto, diciamo, io ho cambiato il mio vettore velocità. Quindi un corpo su un altro corpo. Nel caso delle forze di superficie, deve essere un corpo, attenzione, a contatto con un altro corpo, cioè ci deve essere il contatto fisico, no? Allora, giusto per non rimanere troppo sulle generali, quando l'acqua, vi ricordate il disegno della briglia? Questa massa d'acqua a contatto con la briglia, vedete qui c'è la superficie di contatto con la briglia, questa massa d'acqua esercita una forza sulla briglia. E perché riesce a esercitarla? Perché c'è contatto fisico tra l'acqua e la parete della briglia. Quindi questa interfaccia, questo contatto tra i due corpi fa sì che quella forza si possa esercitare. Cioè, per dire, se qui ci fosse Mosè che, diciamo, fa arretrare
far entrare l'acqua qui, quella forza non si esercita più. Se la vede Mosè a tenere l'acqua a bada. E allora, nelle forze di superficie, vabbè, no, diciamo che sono le forze di massa. Le forze di massa per noi sono altrettanto importanti delle forze di superficie. E a cosa sono dovute? Nelle forze di massa non è assolutamente necessario che ci sia contatto tra i due corpi. Cioè, per dire, la Terra attrae la Luna, no? Grazie a quale forza? Qual è la forza che la Terra esercita sulla Luna? Eh? Non ho sentito. La forza di gravità, adesso ho sentito. Allora, la Terra esercita sulla Luna, come su qualsiasi altro corpo dotato di massa, appunto l'attrazione gravitazionale. Così come anche la Luna la esercita sulla Terra, eh? Però diciamo ci viene più facile pensare alla forza che la Terra esercita sulla Luna. Ma tra la Terra e la Luna c'è contatto? No, perché la forza di gravità è una forza di massa. Ora, le forze di superficie, il modulo delle forze di superficie è direttamente proporzionale alla superficie di contatto tra i corpi. Al contrario, nelle forze di massa, che per noi è la forza di gravità, il modulo della forza è proporzionale alla massa del corpo. Quindi se io peso 70 kg e un bambino vicino a me pesa 35 kg, no? Il modulo della forza di gravità, cioè il peso sostanzialmente, dato che io ho massa doppia del bambino di 35 kg, il mio peso, cioè la forza di gravità che io subisco dalla Terra, è doppia della forza di gravità che subisce il bambino. Quindi forza di massa è direttamente proporzionale alla massa di un determinato corpo, del corpo, diciamo, sottoposto. Veniamo adesso al concetto di... abbiamo parlato della forza, la forza di massa è la forza di gravità, e l'abbiamo detto la volta scorsa, la forza di gravità o anche forza peso, mettiamo T, è data da cosa? Sempre una massa per accelerazione. La massa del corpo, quindi generica. E la, qui nella formula generale, no? Abbiamo un'accelerazione appunto generica. L'accelerazione prodotta dalla forza di gravità, come si chiama? Accelerazione di gravità, m,
Vi ricordate quanto è più? Lo sapevate, la trovo 9,81 metri al secondo quadrato. A noi interessa molto la forza di gravità per vari motivi, non ultimo il fatto che la briglia resiste alla forza di superficie esercitata dall'acqua. L'acqua spinge di qua. La briglia resiste grazie alla forza di gravità che la appesantisce contro il suolo e grazie anche alla forza d'attrito tra suolo e briglia. Però quell'attrito tra suolo e briglia nasce sì dalla natura dei materiali, perché se fossero, cioè se la briglia fosse d'acciaio e il fondo fosse di ghiaccio, diciamo, poteva pesare, sarebbe scivolata. Quindi nasce dalla natura dei materiali, ma dal peso della briglia. Quindi a noi interessano le forze di superficie per vari motivi. Le forze d'attrito sono forze di superficie. Quindi l'attrito che c'è tra la briglia e l'alveo è una forza di superficie ed è proporzionale alla superficie di contatto, se ricordate? La forza peso invece è una forza di massa ed è proporzionale al peso della briglia, alla massa ed è uguale al peso. Ok, dunque, tornando un attimo alla scomposizione di una forza, io prima ho fatto la scomposizione però solo da un punto di vista geometrico. E, allora, questa forza che obliqua ha una componente perpendicolare al corpo e una componente parallela, tangenziale alla superficie. E queste due componenti hanno effetti diversi. Per dire, se questo è un corpo che poggia sul terreno, la componente perpendicolare al corpo schiaccia il corpo contro il terreno, quindi grazie anche alla forza d'attrito tende, come dire, a fermare il corpo. La componente tende a fermare il corpo, però attenzione, se questa forza è ingente potrebbe anche deformare il corpo, no? Le forze hanno diversi effetti, cioè potrebbe provocare anche una rottura del materiale, non lo sappiamo. Quindi, mentre la componente tangenziale, da un punto di vista del movimento del corpo, tende a farlo scorrere. Quindi vedete, sono le due componenti, possono avere effetti tra virgolette opposti, non sono forze opposte, però un effetto può essere quello di ancorare il corpo, quello di una componente normale, e un effetto può essere quello di destabilizzarlo, di metterlo in moto, che è quello della componente tangenziale. Per questo a noi serve, un esempio del perché a noi serve scomporre le forze, perché dobbiamo vedere, ok, questa è la forza, però io la guardo così, non so, vediamo un po', scomponiamola, vediamo quant'è la componente che ferma il corpo, la componente stabilizzante, e quant'è la componente destabilizzante. Questo nel caso che io voglia il corpo fermo. Veniamo adesso al concetto di sforzo.
Allora, se noi... Cos'è lo sforzo innanzitutto? Lo sforzo, in genere si indica con FI, con la lettera F maiuscola, è un vettore ed è dato dalla forza applicata a un corpo diviso l'area sulla quale quella forza è esercitata. E chiedo a chi magari è più fresco di fisica, insomma, forza su area, non vi ricorda qualcosa? Pressione. Però attenzione, lo sforzo non è sinonimo di pressione. E forza sua, quando diciamo forza su area, non è sbagliato dire che forza su area è pressione, diciamo non è un erroraccio. Però è una cosa un po' troppo generica, perché a rigore, quando noi parliamo senza ulteriori specificazioni del rapporto forza su area, noi stiamo parlando di sforzo. Quindi questa componente normale viene chiamata sforzo normale ed è un vettore. O meglio, questa è una forza. Se noi dividiamo questa forza per l'area sulla quale è applicata, otteniamo uno sforzo ed è chiamato sforzo normale, oppure componente normale dello sforzo, perché lo sforzo è quello che è dato da questa forza, F, su quest'area. Ora attenzione, io ho disegnato i vettori come frecce, no? Però nulla, queste frecce, per dire, se la forza fosse applicata, se qui ci fosse un altro corpo a contatto, no? In queste dimensioni, no? Quindi due corpi, uno a contatto con l'altro, e questo corpo esercitasse una forza in questa direzione, non sappiamo perché. Diciamo che esercita una forza in questa direzione. Non fatevi ingannare dalle frecce, perché conta la superficie di contatto. Quindi conta questa forza diviso la superficie di contatto tra i due corpi. Quindi questo è lo sforzo esercitato dalla forza F. Questa chiamiamola F con N, cioè componente normale, e questa F con T, componente tangenziale. Quindi, allora, F con N, la componente normale dello sforzo è data da F con N. Ah, una cosa che molti non sanno è che le aree in fisica sono considerate vettori. Quindi questo si chiama sforzo normale. F con T, scusate, T con T,
dato da S e poi T su A su A. E questo è lo sforzo tangenziale, oppure componente tangenziale dello sforzo. Mentre questo è semplicemente lo sforzo, prima di essere scomposto. Dunque, abbiamo detto che lo sforzo è un vettore. Lo sforzo è un vettore. E abbiamo detto però che normalmente si dice che forza su area è pressione. Allora adesso stiamo per dare la definizione rigorosa di pressione. Intanto la pressione è uno scalare. E si chiama pressione il modulo dello sforzo normale. Vedete, è facile da ricordare. Modulo dello sforzo normale. Quest'altro invece, lo sforzo tangenziale, viene chiamato sforzo di taglio, perché nel linguaggio ingegneristico il taglio è l'effetto di scorrimento su due superfici, tra due superfici. Quindi gli sforzi tangenziali vengono chiamati sforzi di taglio, questo perché inducono un taglio. Il taglio che cos'è? È una deformazione di un corpo o una deformazione, la rottura di un equilibrio, il cui risultato è uno scorrimento. Mentre per esempio il ribaltamento, no? È sempre l'effetto di una forza applicata, però è un'altra cosa. Stiamo attenti che sforzo di taglio, noi quando pensiamo al taglio, noi pensiamo alle forbici, al coltello, eccetera, e quindi alla separazione tra due corpi, grazie a un corpo, a uno strumento che li divide, no? Noi pensiamo che il taglio sia questo, o meglio, nel linguaggio comune è quello. Invece, in fisica, il taglio è questa rottura di equilibrio dovuta allo scorrimento di due corpi. Quindi, per esempio, il coltello, lo sforzo di taglio del coltello, lo sforzo di taglio del coltello è, vabbè, qui viene male, mettiamo che questo sia il coltello, lo sforzo di taglio è quello che si ha tra la parete del coltello e l'oggetto che stiamo tagliando, e anche, forse lo visualizzate meglio con un coltello a filo dritto, con una sega, e lo sforzo di taglio è questo che si ha tra la lama del coltello e il fondo del sonco. Però l'effetto taglio, cioè che noi questo corpo è stato tagliato, cioè è stato aperto, e che nel linguaggio comune non è diverso da quello della fisica.
L'effetto taglio nella fisica non è questo. L'effetto taglio nella fisica è questo. Sì, una traslazione, uno scorrimento tra due superfici. Tenete presente che queste due superfici possono essere o preesistenti, cioè un corpo, per esempio, adiacente all'altro, facciamo conto, poggiato sull'altro, no? Quando noi abbiamo uno scatolone poggiato sul terreno, sul pavimento, e lo spingiamo, quelli sono due corpi separati, con le loro due superfici a contatto. Noi spingiamo e tra la superficie dello scatolone e la superficie del pavimento c'è uno sforzo di taglio. Oppure lo sforzo di taglio si può verificare quando, per esempio, fate conto, questo è un corpo unico. Se questo corpo viene preso, questi sono esperimenti che fanno, cioè, diciamo, prove sui materiali che vengono fatte anche, se noi blocchiamo questo pezzo di materiale e quest'altro fra due ganasce e le facciamo scorrere, questo da essere un corpo unico a questa superficie il corpo si rompe e si crea il taglio. Cioè, tenete presente che lo sforzo di taglio non è detto che riesca a spezzare il corpo o nemmeno a farlo muovere, perché io, quando spingo lo scatolone, se lo scatolone è troppo pesante, io esercito uno sforzo di taglio, però non si verifica il taglio, cioè non si verifica lo scorrimento. Allora, quindi abbiamo detto, ricapitolando, forze reali e forze apparenti. Noi ci occupiamo di forze reali. Le forze reali si dividono in forze di massa e forze di superficie. Guardate sugli appunti, ripetetemi la definizione di forze, non so, di massa, anche per vedere se avete preso i buoni appunti o se io ho parlato in maniera chiara. Perché... Allora, sono quelle forze che, per esplicarsi, non hanno bisogno di un contatto tra i due corpi, giusto? La forza di massa, qual è? Di fatto? La forza di gravità. E il modulo della forza di massa a che cosa è proporzionale? Alla massa. Invece, le forze di superficie, ci deve, per esplicarsi una forza di superficie, ci deve essere contatto tra i due corpi, e la forza è proporzionale alla superficie di contatto. Poi, dal concetto di forza, siamo passati al concetto di sforzo, dicendo che lo sforzo è un vettore pari al rapporto tra forza, tra una forza e l'area sulla quale quella forza è esercitata, cioè sostanzialmente la superficie di contatto tra i due corpi. Abbiamo detto che questo non è la pressione, ma che la pressione, diciamo, sapendo adesso che lo sforzo può avere due componenti, una normale e una tangenziale, la pressione che cos'è? Il modulo dello sforzo normale. La pressione è il modulo dello sforzo normale, cioè questa forza esplica uno sforzo dividendola per la superficie. Ok, questo sforzo, così come la forza, ha due componenti, una ha infinite componenti, però a noi interessa la componente normale e la componente tangenziale. La componente normale è un vettore, quindi ha un suo modulo. Il modulo di questa componente è la pressione. Ok? Ed essendo un modulo,
è un vettore o uno scalare la pressione? Uno scalare. Uno scalare, beh, perché è un numero. La pressione è una grandezza fisica che viene espressa semplicemente da un numero, non ha direzione verso. Tant'è vero che se noi siamo sott'acqua, voi andate, insomma, non dico sott'acqua, però tipo 2 metri sott'acqua a prendere una conchiglia ci andate, no? Vi sentite la pressione nelle orecchie? Allora, quella pressione, o che voi state così nell'acqua, o che state così, la pressione è sempre la stessa, perché in qualsiasi, lungo qualsiasi direzione noi la misuriamo, la pressione non cambia. Cioè, diciamo, il nostro timpano in un certo senso è uno strumento rudimentale di misura della pressione. Cioè rudimentale, andiamoci piano, nel senso che non possiamo, vabbè, ci siamo capiti. Che stavo dicendo? Lo possiamo immaginare come uno strumento magari un po' approssimativo di misura della pressione. E il nostro timpano, come lo giriamo e lo giriamo, registra sempre la stessa pressione. E se mettessimo in acqua la stessa profondità del nostro timpano, un sensore di pressione con tutti i crismi che ci dà, i decimali, eccetera, lo possiamo girare e rivoltare come vogliamo, ci darà sempre la stessa pressione. Perché la pressione non ha direzione verso. Cioè uno scalare. Dunque, quindi questa è la pressione. Allora, abbiamo detto che se noi immergiamo un sensore di pressione in un liquido, e giriamo sempre avendo cura che si trovi esattamente nello stesso punto, ma lo giriamo in maniera da provare a vedere, ma vediamo, girando cambia il valore, cioè cambia la pressione se io lo, diciamo, a seconda della direzione in cui la misuro. Allora noi troveremo che, diciamo, questo nostro esperimento ci dirà che la pressione in qualsiasi direzione io la misuro sarà sempre quella. Attenzione, stiamo parlando di pressione idrostatica, quindi stiamo parlando di un liquido in quiete. In qualsiasi direzione io la misuri, la pressione rimane uguale nei liquidi in quiete. Quindi possiamo dire che, virgolette, un liquido in quiete è isotropo nei confronti della pressione. Cos'è l'isotropia? Quando si dice che un materiale è isotropo? Allora, ogni materiale ha le sue proprietà, le più disparate. E cioè, una proprietà può essere quella, non so, di come viene attraversato dalla luce, o della sua, diciamo, oppure per esempio di come cambia eventualmente la pressione a
seconda della direzione. Quindi un corpo si dice isotropo riguardo a una grandezza fisica quando, dato un punto di quel corpo, o meglio, più che un corpo, un materiale si dice isotropo nei confronti di una grandezza fisica, quando il valore di quella grandezza, dato un punto in quel materiale, quando dato un punto in quel materiale, il valore della grandezza non cambia al variare della direzione di misura. Non cambia al variare della direzione di misura. Questo quando un materiale è isotropo nei confronti di una grandezza fisica. Prima ho detto forse un corpo è isotropo, non è proprio giusto dire un corpo, meglio dire un materiale. Questo è un esempio. Un liquido inquiete è isotropo nei confronti della pressione. Vediamo, sempre per rimanere all'idraulica, proviamo adesso a immaginare invece un corso d'acqua, quindi un liquido in moto, e di avere lo stesso strumento immerso qui. Lo stesso sensore di pressione immerso in questo punto. Allora, ragioniamo, no? Un sensore di pressione è sempre fatto, diciamo, il componente base di un sensore di pressione è una membrana, un qualcosa di abbastanza sensibile alla pressione. Poi questo viene trasformato in un segnale elettrico, eccetera, per questo si chiamano sensori. Però il primo impatto dell'acqua con un sensore di pressione è l'impatto sulla membrana di questo sensore. Allora immaginiamo, diciamo, che io punti. Allora, l'acqua si muove in questa direzione. Allora, secondo voi, se io metto la membrana, non disegno tutto il sensore, diciamo che questa è una membrana, no? È la membrana sensibile. Se io la metto in questa posizione, mi registrerà una certa pressione. Secondo voi, ragioniamo con calma, poco a poco. Se io punto la membrana verso il basso oppure verso l'alto, cosa potrei registrare? Ragioniamo con calma, perché la domanda è, non dico a trabocchetto, però. Anzi, facciamo tre casi, forse addirittura è più facile. Io la membrana la punto verso il basso, verso l'alto e contro la corrente. Vi faccio un'altra domanda.
Diciamo, da punto, restringiamo la domanda. Membrana puntata verso il basso, oppure membrana puntata controcorrente. Questa membrana, quando sentirà più sforzo, no? Più pressione? Controcorrente, ecco, così è più intuitivo. Controcorrente registra, ed è vero, intuitivo, ma è anche vero in questo caso, non è vero. Mentre qui questa membrana, dove la punta e la punta, mi registra sempre lo stesso colore. Aggiungiamo un'altra cosa, quindi se io questa membrana la punto, abbiamo detto prima, verso il basso oppure controcorrente, vi dico un'altra cosa, che verso il basso o verso l'alto è la stessa cosa, perché teoricamente, ma lasciamo stare le turbolenze, cioè se teoricamente quando io mi è puntata verso il basso o verso l'alto non è colpita dalla corrente, non si accorge che c'è una corrente. Altra domanda, diciamo quarta posizione. Se io punto la membrana verso valle, che pressione? Come? Torniamo la punta verso il basso e verso valle, non più verso monte. Dove sarà maggiore la pressione? Verso il basso. Verso il basso. Perché qui addirittura ci sarà una depressione. Perché comunque una membrana ha una sua superficie. A valle della superficie si crea una depressione, no? Voi avete mai visto in certe giornate, cioè dietro i grossi camion, svolazzare cartacce, foglie, eccetera, qualche volta, su strade, su certe strade, diciamo. Perché? Perché quel camion se ne trascina dietro. Perché dietro il camion si crea una depressione, l'aria è meno densa. Stessa cosa per il nostro sensore di pressione. Quindi, in questo caso, noi abbiamo questa configurazione degli sforzi. Diciamo che questa è una volontà fatta volutamente molto piccola, però teniamo conto che qui questa pressione che viene da valle deve essere comunque inferiore a questa e a questa. Queste due sono uguali, le due verticali. Le due orizzontali, questa l'ho fatta molto maggiore, anche ciò per dare un impatto visivo, e questa minore. Poi noi non sappiamo la velocità di questa corrente. Diciamo che sembrerebbe una corrente abbastanza veloce vista tutta questa pressione, diciamo, questa pressione idrodinamica. Come traduciamo noi questo in termini di isotropia e anisotropia? Noi diciamo che un liquido in moto è anisotropo nei riguardi della pressione.
Quindi che vuol dire anisotropo? Che se io cambio la direzione di misura, il valore della grandezza fisica cambia, può cambiare. Certo, se io la misuro in verticale o in orizzontale non cambia. Anche se la misuro, diciamo, se la corrente viene così, io anche se lo punto verso di voi, comunque io lo punto trasversalmente alla corrente, quindi non cambia. Diciamo, se io ruoto il sensore in un piano perpendicolare alla corrente, la pressione non cambia. Però se io lo ruoto, diciamo, verso monte o verso valle, la pressione cambia. Quindi per questo un liquido in moto è anisotropo nei riguardi della pressione. Ah, giusto una precisazione che poi approfondiremo. In questa pressione, diciamo così, pronunciata che viene da monte, tenete presente che si sono la pressione idrostatica, cioè quella che ci sarebbe comunque anche al liquido fermo, più la pressione idrodinamica. Questa qui invece è la, queste verticali, queste due verticali sono la pressione idrostatica. Questa qui invece è la pressione idrostatica, che comunque c'è, meno però quella, come dire, quella depressione. Quindi abbiamo parlato di isotropia e anisotropia. Va bene. Allora, detto così, in breve, la legge di Stirling è quella legge che descrive matematicamente, una legge fisica che descrive matematicamente il valore della pressione in funzione della profondità. Diciamo che l'idraulica si basa, non so se dire che si basa su diversi pilastri o se dire che l'idraulica è una sorta di piramide, diciamo, di tronco di cono. Forse sarebbe anche giusto dire che l'idraulica è una sorta il tronco di cono, la piramide rovesciata, che si basa su una sola cosa, la legge di Stirling. Quindi, diciamo, stiamo parlando del fondamento di tutta l'idraulica, perché senza legge di Stirling, oggi, diciamo, non... forse non avremmo nemmeno i rubinetti. Quindi mi raccomando, anche questa, perché è brutto vedere candidati all'esame che dimostrano di aver studiato e poi non conoscono la legge di Stirling. Vuol dire che hanno studiato a memoria, che forse è peggio che non studiare, cioè una figura peggiore che non studiare. E... oh. Allora, la legge di Stirling è veramente una formuletta piccola, che ci dice questo. Facciamo prima un disegno, un'altra parentesi. Agli esami, o meglio, innanzitutto quando studiate e poi all'esame, aiutatevi sempre coi disegni, cioè cercate quando ripetete
di fare dei disegni, o quelli che abbiamo fatto qui, o quelli che vi vengono in mente, di aiutarvi coi disegni, perché l'occhio, cioè guardare un disegno fatto correttamente, ci aiuta a capire, ci aiuta a ricordare. E soprattutto, arrivati all'esame, vi aiuta noi a capire che voi avete capito, che avete studiato come si deve. Io tante volte vedo studenti, ma non vorrei dire sempre che parlo male degli assenti, e forse soprattutto studentesse, che partono come delle Ferrari a parlare, a fare formule, eccetera, e poi però gli chiedi una spiegazione, gli chiedi di chiarire con un disegno e rimangono paralizzati. Vuol dire che non hanno capito niente. Quindi mi raccomando, fate sempre disegni, a cominciare da quando studiate, perché poi se il disegno non vi abituate a farlo quando studiate, non riuscirete certo a farlo all'esame col professore davanti, no? Quindi non so se diciamo, un disegno così primitivo vi riesce a far capire che cos'è questo. Potrebbe essere un mare, diciamo, una cosa. E allora, sulla superficie la profondità è zero. Quindi noi, anzi la posta, la facciamo per comodità grafica, la faccio un po'. Facciamo conto di essere nella parte adriatica del Salento, ecco la costa che scende da Otranto in giù. Quindi, qui la profondità è zero e qui possiamo tracciare un'asse delle profondità e chiameremo H. Questo asse dovrebbe essere diritto, quindi un po' così. Qui invece tracciamo, cioè in questo momento stiamo disegnando un grafico cartesiano. Questo invece è l'asse delle pressioni. Quindi questo sistema d'assi è diverso da quello come li disegniamo normalmente, che abbiamo qui la X e qui a salire la Y. Però dato che nella realtà fisica la nostra X è la profondità, perché noi dobbiamo studiare come varia la pressione al variare della profondità. Quindi, la profondità, la H, è la nostra X, il nostro asse delle ascisse. Però, dato che la profondità cresce in questo verso, lo disegniamo così. Invece, in orizzontale, disegneremo l'asse delle pressioni. Allora, la legge di Stevin ci dice che la pressione è direttamente proporzionale alla profondità in un liquido, perché nell'aria la pressione in un liquido è proporzionale alla profondità. Sì, la pressione idrostatica ovviamente. E
questo è il suo grafico. Più nel dettaglio, cioè esprimendolo analiticamente, perché per ora l'abbiamo detta così a parole, la legge di Stein è altro che questa. La pressione è uguale a gamma per H, più vale gamma per H. Quindi gamma è il coefficiente angolare, no? Come y uguale m per x, vi ricordate l'equazione della retta? Questa è l'equazione di una retta, y uguale m per x. In questo caso p uguale gamma per h, dove p è la pressione, h è la profondità, e gamma, che cos'è il coefficiente angolare? L'abbiamo già nominato gamma. La lettera gamma noi l'abbiamo già nominata. Ne abbiamo parlato forse il primo giorno. Il peso specifico. Il peso specifico. Il peso specifico dell'acqua è noto, però se ci occupassimo di altri liquidi dovremmo metterci il peso specifico di qualche altro liquido. Oltre al fatto che, diciamo, come peso specifico quello dell'acqua è una cosa, cioè quello dell'acqua, dell'acqua distillata è uno, quello dell'acqua dolce normale, naturale, è un altro, quello dell'acqua di mare è ancora un altro, anche se poi alla fine si somiglia. Poi c'è il peso specifico dell'acqua torbida, quindi dell'acqua dei torrenti, che può essere anche, che può essere sensibilmente maggiore del classico, della classica tonnellata al metro cubo, no? Quindi la legge di Stenino è questa. Stenin, diciamo, il suo cognome originale, Stevino, è italianizzato. Quindi possiamo dire che tutta l'idraulica, o almeno tutta l'idrostatica, ma no, in realtà anche l'idrodinamica, perché poi la legge di Stevin entra pesantemente anche nell'idrodinamica, non si basa altro che su questa formula. Va bene? Vabbè, direi possiamo a questo punto entrare. Quindi questa ci esprime matematicamente, per esempio, quella pressione che noi avvertiamo ai timpani quando andiamo sott'acqua e che noi controbilanciamo compensandolo quando ci prendiamo il naso tra le mani, soffiamo delicatamente nel naso, quindi in maniera da creare nel nostro cranio una pressione interna che riesca a controbilanciare la pressione che ci viene dall'esterno, dalla colonna d'acqua sovrastante. La legge di Stevin non vale così com'è per l'atmosfera, perché anche l'atmosfera, così come l'acqua, è un fluido che poggia sulla superficie terrestre, o magari che poggia anche sugli oceani, no? Perché entrambe, l'atmosfera come le acque, sono dei fluidi, uno gassoso e uno liquido, che sono soggette all'attrazione gravitazionale. Anzi, è proprio l'attrazione gravitazionale che ci permette, a parte a noi di stare sulla Terra e di non volarcene, ma anche all'atmosfera di risiedere
sulla superficie terrestre, perché senza attrazione gravitazionale questo si disperderebbe in 4,48 grazie anche grazie alla forza centrifuga. Va bene. E la legge di Stegino non vale così come per la pressione atmosferica, perché il grafico della pressione atmosferica non è rettilineo, ma ha grosso modo questa forma. Perché? Perché qui cosa dice? La pressione è proporzionale alla profondità, direttamente proporzionale, e la costante di proporzionalità è proprio il peso specifico. Però il peso specifico dell'acqua è lo stesso o in superficie o anche in fondo alla fossa delle Marianne. Perché? Perché i liquidi non sono comprimibili, o meglio, il loro fattore di comprimibilità, il loro coefficiente di comprimibilità è piccolissimo, per cui la densità e quindi il peso specifico sono costanti, sostanzialmente costanti, ad tutte le profondità. Gli aeriformi invece sono comprimibili, quindi la loro densità è diversa, è maggiore a contatto, diciamo vicino alla superficie terrestre, ed è minore in superficie, quindi è di questo risente anche la pressione. Quindi per questo la legge di Stegner non vale anche per l'atmosfera, anche se diciamo segue in qualche modo lo stesso principio, però con questo ulteriore fattore di complicazione che è la diversa densità dell'atmosfera. Cioè quando noi saliamo, andiamo in montagna o peggio ancora in aereo, noi non solo avvertiamo una minore pressione, ma siamo immersi in un mezzo che è meno denso di quello che potrebbe, invece, al quale noi baresi e pugliesi siamo abituati a livello del mare o a 100 metri sopra il livello del mare. Questo è il motivo per cui gli aerei sono più sicuri di quelli. Mi ricordo una volta, c'era un volo Bari-Londra. C'era una famiglia di baresi, ma proprio puro sangue. C'erano il marito, padre e bambino di, non lo so, sotto i 10 anni, da questa parte del corridoio. Da quest'altra c'erano una madre e 2 figlie. Quindi 2 posti da una parte e 3 dall'altra. Il padre stava seduto, diciamo, sedile del corridoio, il bambino al finestrino. Il padre fa così alla madre, l'ho visto io, non è. Il padre fa: oh, un piscinino con le ricette alla quarta del finestrino. Cioè, perché il bambino si vedeva che stava ancora a cercare di capire, non si ha questo finestrino, tanto gli accettava. L'incauto, diciamo, non sapeva che se fosse riuscito a rompere il finestrino nessuno avrebbe respirato più, perché proprio perché la densità dell'aria lì sopra per noi è mortale, diciamo. Va bene, e sono in 4. Dovremmo cominciare la spinta idrostatica. La spinta idrostatica, se facciamo giusto una.
Ah, un'altra cosa, quando venite all'esame cercate di fare dei disegni grandi, perché normalmente la maggior parte dei vostri colleghi fa dei disegni piccoli che non riusciamo a vedere. A guardare. Sto disegnando un po' per semplicità una briglia che è semplicemente poggiata sul terreno, non è così in realtà. Però i calcoli della struttura si fanno come se la struttura fosse poggiata. In realtà la struttura ha il suo dado di fondazione, no? Però si immagina nel dimensionamento che la briglia sia semplicemente poggiata, per sicurezza questo. Allora, tenete presente che questo è il piano di Gavetta, vi ricordate come era fatta la briglia? Che l'acqua doveva passare di qua per non erodere le sponde, eccetera, eccetera. Questa luce, abbiamo detto che si chiama Gavetta, questo piano qui si chiama piano di Gavetta. Quindi tutte le volte che io disegnerò una briglia, la sommità che voi vedete qui è quella del piano di Gavetta, non è quella delle ali. Allora, concetto di spinta idrostatica. La spinta è un modo gergale, diciamo, che si usa a dire, è la forza che un liquido inquiete esercita sulle pareti con le quali è a contatto. Attenzione, la spinta è una forza, quindi è una cosa, un concetto diverso dalla pressione. Sono strettamente collegati, ma sono concetti diversi. Allora, voi sapete che la pressione è il modulo dello sforzo normale. La spinta idrostatica viene esercitata perpendicolarmente a quella che alla parete premuta. Questa qui, in linguaggio delle briglie, eccetera, viene chiamata la parete premuta. Quindi io l'ho disegnata, credo, sì, per essere chiari, di 190 gradi. Quindi quella famosa forza che può fare slittare la briglia o può farla ribaltare si chiama spinta idrostatica. È una forza di superficie perché e diciamo per esplicarsi chiaramente deve essere l'acqua, cioè il corpo che esercita la forza deve essere a contatto con quello che la subisce, cioè con la briglia. La superficie di contatto è questa qui, la parete della briglia. E perché la spinta è strettamente legata alla pressione? È presto detto, la pressione che cos'è?
è forza su superficie, quindi però la forza verticale, la forza normale. Quindi diciamo forza in questo caso spinta su superficie della griglia. Quindi la spinta che cosa è uguale? Alla pressione per l'area superficie. Per l'area, per la superficie di contatto. Quindi attenzione, perché qui, diciamo, in queste due piccole equazioni vediamo chiaramente come pressione e spinta sono strettissimamente legate, ma sono due cose diverse. In questo caso sto, diciamo, qui abbiamo il modulo della spinta, non è un'equazione vettoriale. E quindi abbiamo detto cos'è la spinta idrostatica. Dalla prossima lezione cominceremo a imparare a calcolarla, perché la spinta idrostatica, come dire, quando uno dimensiona una briglia, la spinta idrostatica è proprio il nemico da battere, cioè è quella cosa che vorrebbe farci cadere la briglia. Quindi il nemico lo devi conoscere per poterlo contrastare. E va bene. Questo è una messa o meno? Sarà fino a dove arriviamo? Fino a dove arriviamo, sì.